Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video dedicato alla rubrica sugli audiolibri. Vi ho già fatto una puntata, vi lascio giù nell'info box il video dedicato alla prima puntata. In questa piccola rubrica vi consiglio tre audiolibri che mi sono particolarmente piaciuti. Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali ascolto gli audiolibri, sono principalmente due: Storytel e Audible. Ho fatto il mese gratis per Storytel e poi ho fatto un abbonamento per Audible che attualmente però ho deciso di interrompere, quindi vediamo se fra un po', per continuare anche la rubrica, intanto ho già un bel po' di libri dei quali parlarvi che ho ascoltato nel corso dell'anno scorso, e vediamo poi se eventualmente rifarò l'abbonamento o meno. Allora, tre libri perché così andiamo bene a parlarne. È un video molto veloce, come vi dicevo, anche perché stavolta i libri dei quali andremo a parlare, fra questi tre, parliamo di un romanzo, un saggio e un racconto. Quindi, meglio di così, non vi potevo andare. Partiamo proprio dal racconto, quindi dall'ascolto più breve che ho fatto su Audible, vi lascio qui, che è ovviamente, che è Le memorie di un pazzo di Gogol, letto da Alberto Rossatti. Allora, direi un classicone della letteratura mondiale, sicuramente della letteratura russa. L'ho fatto su Audible e devo dire è stata una piacevolissima esperienza. Perché? Proprio perché, essendo un racconto, mi ha permesso di ascoltarlo dall'inizio alla fine, tutto in una volta. Se non sbaglio dura un'ora, forse qualcosina di meno. Tutto in una volta, e quindi durante una bella passeggiata in un giardino, quindi mentre stavo facendo questa bella camminata, mi sono messa le mie cuffiettine, mi sono messa dietro di un pazzo e sono andata a camminare. È stata un'esperienza proprio che ricordo anche con, sinceramente, con felicità, proprio con serenità, perché Diario di un pazzo ovviamente è una lettura straordinariamente inquietante e allo stesso tempo ironica e grottesca. Di Gogol io devo dire la verità, ho letto veramente pochissimo, in realtà ho letto solo Il cappotto, anche quello in realtà l'ho ascoltato, quindi ho deciso di iniziare piano piano dai racconti per poi dopo eventualmente andare sulle opere un pochino più corpose come Le anime morte. Sia Il cappotto, ma in questo caso parliamo di Diario di un pazzo, mi sono piaciuti tantissimo. Diario di un pazzo è la storia di questo giovane, ma non giovanissimo, burocrate che lavora negli apparati super complicati, super criticati da moltissimi degli scrittori, di quella che era la burocrazia dell'impero sotto lo zar, in questo caso siamo nell'Ottocento. Quindi questo lavoratore, questo impiegato zelante, ma che non riesce mai a riscuotere successo, che non riesce mai a sbarcare e a diventare un grande lavoratore, quindi anche economicamente ad avere un determinato riscontro, accade che finisce, diventa pazzo. Questa pazzia è dovuta sia alle sue condizioni di vita, ma anche e soprattutto ad un amore non corrisposto. Lui si innamora della figlia del suo capo, del suo datore di lavoro, e ritrova delle lettere che egli è convinto essere state scritte dalla cagnolina di lei, sì, dal cane della sua amata. E questo cane si dimostra essere una creatura infida, malevola, che di tutto fa per impedire l'amore dei due. Da questo piccolo, questo breve e folgorante introduzione potete capire il tenore di quello che sarà il racconto. Non vi dico altro perché è un racconto molto breve, rischierei di rovinarvi la sorpresa, però per farvi capire è la narrazione grottesca, ilaro-comica, ilaro-tragica soprattutto, tragico-comica, di quella che è la discesa negli inferi di quella che è la pazzia e la follia. Una follia che, mentre all'inizio ci fa molto ridere, proprio come vi potete immaginare, lui legge queste lettere scritte da un cane ad un altro cane, in realtà poi diventa sempre più, ci impaurisce e ci intimorisce veramente tanto, proprio perché il personaggio diventa quasi un personaggio demoniaco, infernale, proprio perché la follia scende su di lui, grava su di lui un po' come la spada di Damocle, finché poi non lo prende veramente e non ne fa un suo schiavo. E per questo diciamo che il tono inizialmente comico e anche molto satirico di quella poi, che poi era la condizione, soprattutto come vi dicevo, dell'apparato burocratico
della Russia dell'epoca, perde tono ed arriva poi la parte, quella più inquietante, quasi gotica, quasi orrorifica, un po' dalle tinte fosche, quelle tinte anche un po' fantastico-gotiche, tipiche di Gogol, che riscontriamo anche poi nel cappotto e poi in quelli che saranno nella raccolta dei racconti di Pietroburgo. Fra l'altro, la raccolta dei racconti di Pietroburgo mi aspetta, quindi dopo aver fatto questo ascolto ve la straconsiglio. Vi consiglio molto di questo racconto, l'ascolto, perché essendo narrato in prima persona dal protagonista, che quindi discende negli inferi della follia, voi riuscite proprio a cogliere questo livello di caduta, di discesa e di perdita completamente del senno. Anche perché soprattutto all'interno del racconto ci sono dei versi, diciamo, che lo scrittore, l'autore e il narratore protagonista fanno, quindi si parla anche di una serie di cadenze, anche a livello di grido, perché spesso l'autore grida, ci sono dei momenti di rabbia, ci sono dei momenti di vera follia, come un vero folle farebbe. Straconsigliato, non vi dico altro perché, come vi ho detto, è una lettura molto breve, quindi non voglio rovinarvi la sorpresa. Comunque vi consiglio veramente candidamente l'ascolto, secondo me è molto bello. Scusate se guardo il cellulare, ma ovviamente mi sono segnata dove trovate gli ascolti, se su Audible e su Storytel, e da chi sono narrati. Parliamo adesso invece del saggio. È un saggio che io possedevo già in copia cartacea, ma se non sbaglio ho fatto l'ascolto durante la quarantena, sì, sicuramente non avevo la copia qua a casa, avevo nella vecchia casa, e quindi su Audible stavolta ho trovato Di odio alle donne di Giuliana Sgrena, grandissima giornalista contemporanea italiana, letto da Patrizia Giangrand, chissà se si pronuncerà così. Di odio alle donne è un saggio edito Il Saggiatore, il cui titolo così anche volutamente provocatorio e la cui copertina anche qui volutamente provocatoria mi avevano da sempre ispirato. Sono sempre stata molto affascinata da tutto ciò che riguarda la questione di tipo religioso e teologico, e in questo caso il saggio va ad approfondire una tematica a me molto cara, cioè la visione della donna nelle religioni. Ora direi nelle religioni, chiaramente è molto riassuntivo, diciamo la donna secondo le tre religioni monoteiste più importanti, quindi l'ebraismo, il cristianesimo e la religione islamica. In questo caso la scrittrice giornalista, fra l'altro, ne sa molto bene, soprattutto di quella che è la religione musulmana, perché e la stessa ha vissuto molto tempo all'estero, se non sbaglio anche in Afghanistan, e fra l'altro è stata anche rapita, parlerà da degli jihadisti, parlerà anche di questa sua esperienza all'interno del saggio. Il saggio però è un voluto approfondimento di quelle che sono le questioni legate alla sessualità e al genere e alla femminilità all'interno delle religioni. Come mai la donna in tutte le religioni, in questo caso le tre religioni monoteiste analizzate, è un essere inferiore? Parliamoci chiaro. È stata illuminante la lettura di Giuliana Sgrena, perché lei fa delle vere e proprie citazioni dai testi quali il Corano, ma anche la Bibbia, la Torah, quindi le vere e proprie citazioni, l'interpretazione poi che i teologi hanno dato di vari passi all'interno del quale la donna è sempre chiaramente svilita, se ne dicono di crude di cotte. Chiaramente sono testi figli della loro epoca, bisogna anche guardare con prospettiva alle cose, questo è ovvio. Ma una parte molto importante del saggio, che io ho apprezzato molto, è la questione legata proprio alla religione musulmana, e quanto la visione moderna e contemporanea di noi occidentali su quella religione, sulla visione che quella religione opprima la donna, in realtà sia estremamente sbagliata. C'è un pregiudizio che l'Islam sia una religione appunto che diciamo vuole sottomettere la donna, quando in realtà non è così. Quindi si parla molto di questioni importanti legate per esempio al velo, alla sessualità, e anche come in realtà anche in religioni come il cristianesimo e l'ebraismo, in realtà nelle sacre scritture ci siano dei dettami che poi lasciamo fare, che non vengono seguiti, ma in realtà esistono. E quindi anche l'idea di libertà di culto, libertà di espressione, di opinione all'interno di quella che è una religione, ahimè, oggi molto poco conosciuta e molto
non capita, secondo me. Quindi è stato veramente interessante soprattutto leggere questa parte, ma si parla un po' di questioni di vario genere legate a tutte quelle che sono le questioni femminili, a partire appunto dal parto, il matrimonio, la pubertà, le mestruazioni, come vengono descritte e vissute dal punto di vista delle sacre scritture e dal punto di vista di quelle che poi sono le interpretazioni moderne. Un ascolto illuminante e veramente interessante che indaga queste questioni. Veramente ve lo consiglio vivamente, soprattutto ad ascoltare, perché si ascolta molto molto bene, è molto scorrevole. Finiamo con l'ultima e dopo chiudo qui, l'ultima raccomandazione, l'ultimo consiglio dell'audiolibro, ve lo lascio sempre qui, La madre di Eva di Silvia Ferreri, narrato da Silvia Ferreri, questo lo trovate invece su Storytel. Qui una delle grandi bellezze di questo ascolto è che è proprio narrato dalla scrittrice stessa, e questo gli dà qualcosa in più in questo caso, perché la scrittrice è una grandissima attrice, veramente narratrice, è bravissima nella letteratura del romanzo, non è una cosa semplice. Non è detto che un bravo scrittore sia ovviamente anche un bravo lettore, un bravo attore e sia bravo nella recitazione, invece qui si sente che lei ha scritto quell'opera, si sente che le appartiene. La madre di Eva è un romanzo che mi ha conquistato, tant'è vero che dopo l'ascolto ho deciso di acquistare la copia cartacea, perché è un libro che voglio che stia nella mia libreria. È un libro dolce, ma allo stesso tempo molto doloroso, molto sofferto, crudo, veramente tanto, perché è la storia di un rapporto madre-figlia, ma in realtà madre-figlio, perché questa è la storia di una transizione, è la storia della morte di Eva. La protagonista, la narratrice, è la madre di quella che è Eva, che a un certo punto capisce, ammette a se stessa, ammette al mondo esterno, alla madre, di non chiamarsi Eva, di non essere una femmina, ma di essere sempre stata un maschio. E è la narrazione non solo di una transizione, non solo di un legame madre-figlia che muore, perché lei non è mai stata la figlia, ma è sempre stata un figlio, sempre stata un uomo, ma è anche la dolorosa accettazione da parte della madre di aver perso, lei sente di aver perso una figlia, come se Eva fosse realmente morta. Quindi diciamo il processo di transizione non è un processo sicuramente già facile di per sé per chi lo vive, per i familiari, ma in questo caso parliamo veramente di un vero e proprio rigetto, di un vero e proprio rifiuto iniziale da parte della madre, anche perché, insomma, non vi voglio dire molto del romanzo, ma lei è sempre negativa rispetto a quella che poi è anche la questione del cambiamento degli organi genitali, quindi tutta la questione delle operazioni dolorosissime, sofferte, difficilissime, già anche della questione ormonale che decide di intraprendere, quella che era Eva, che non è mai stata Eva. Un romanzo molto doloroso, molto sofferto, mi è piaciuto tantissimo che per la prima volta si sia voluto guardare a questo tema con grande rispetto, però dal punto di vista della difficoltà della madre, quindi senza voler smorzare i toni, senza voler rendere il tutto come sì, accetto, sì, è una cosa facile, sì, è una cosa semplice, perché non è una cosa semplice. Il dolore, la difficoltà, il trauma che vive la persona, io non riesco a immaginarlo, sono veramente sincera. Mi ha toccato profondamente sia il trauma legato alla morte di Eva, ma soprattutto la dolorosa accettazione della madre, che in molti, sono sincera, in molti passi dei libri aveva voluto picchiare, perché lei non, per i primi tempi, i primi anni, lei non accetta e va contro il figlio. Va contro il figlio, va contro la sua scelta, finché il figlio è minorenne, poi gli impedisce anche di prendere la cura ormonale. Quindi diciamo che è un momento molto difficile, io mi sono ritrovata molto in disaccordo con la madre e vivevo con sofferenza, perché sentivo, noi sentiamo le parole del figlio, sentiamo quello che vive sulla sua pelle, e probabilmente io, non essendo madre, mi sono molto più rivista nel figlio e ho avuto grande difficoltà a entrare in empatia con questa madre così anche quasi cattiva, però umanamente riusciamo poi davvero anche ad entrare in empatia con quello che è il suo vissuto, con quello che è la sua storia di madre che ha generato una figlia. In realtà questa figlia non esiste,
quindi è molto complesso, però mi è piaciuto veramente tanto la delicatezza e la crudezza allo stesso tempo col quale si affronta il tema, con grande rispetto di coloro che, sia i familiari ma anche in prima persona, coloro che hanno dovuto vivere un momento così travagliato, un momento così difficile, ma anche la crudezza di quella che poi è la scelta del giovane ragazzo di intraprendere poi il percorso di transizione anche a livello, come vi dicevo, di cambiamento sessuale. È veramente una serie di... si va anche nello specifico, vi dico subito se siete deboli di stomaco, evitate, perché si va nello specifico di quelle che poi sono le operazioni veramente dolorose e difficili, quello che poi il cambiamento di sesso anche a livello italiano, a livello appunto di quella che è la legge italiana e tutto quello che ne concerne. Straordinario romanzo, potentissimo. Io spero di leggere altro dell'autrice, perché secondo me è una penna veramente promettente. Edito fra l'altro Neo Edizioni, anche qui un'altra casa editrice che voglio approfondire. Bene, la smetto qui, deve essere un video molto veloce. Io spero di avervi incuriosito, fatemi sapere sempre se avete letto o se leggerete questi titoli. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!